La cappella della famiglia Scalfari. Ah, e ve lo faccio vedere subito. È un genio. Salite dove c'è la croce. Sì. Vibo Valencia, Pietro Scalfari, giace qui. Eugenio, monumento del giornalismo italiano, ricorda sovente il suo sangue calabrese. Pietro, eroe della Grande Guerra, legionario a Fiume, amico di D'Annunzio che gli dedicò anche una poesia, direttore del Casinò di Sanremo, soprattutto uomo, affascinante e infingardo, colto e strano, scrive il figlio. Pietro nacque a Vibo quando era ancora Monteleone di Calabria, il 7 febbraio del 1896. Questi sono gli atti custoditi nell'archivio storico del comune di Vibo, che certificano le radici calabresi del fondatore di Repubblica. Eugenio sull'Espresso racconta che la sua famiglia nel 1943 si trasferì a Roma, poi per un paio d'anni tornò in Calabria a vivere sui suoi possedimenti. Sui registri custoditi a Vibo Valencia è segnata anche la data di matrimonio di Pietro, a Civitavecchia, dove il 6 aprile del 1924 nacque colui il quale sarebbe divenuto uno dei maestri dell'informazione italiana. Eugenio racconta sull'Espresso della verve poetica del genitore, autore di Anche i morti vivono, una raccolta di brani sui suoi scrittori e poeti preferiti, un testo che Scalfari figlio vuole ripubblicare. Gilberto Floriani, direttore del sistema bibliotecario vibonese, ci spiega quanto sia raro questo testo. Per trovarlo sarebbe necessario risalire la penisola fino in Piemonte. Un libro estremamente raro, introvabile, è stato stampato in poche decine di copie al suo tempo, negli anni 60. L'unica biblioteca che lo possiede in Italia è la biblioteca di Pinerolo. Eugenio Scalfari nel petto ha un cuore calabrese e vibonese. Qui nacque suo padre, ma anche suo nonno, del quale porta il nome. Anzi, furono proprio le battaglie culturali di Eugenio Scalfari nonno, sin dalla fine dell'Ottocento, a far cambiare nome a Monteleone di Calabria. Eugenio nonno scoprì il nome greco della città, Ipponium, poi foneticamente modificato in Vibonium, cui il senato romano aggiunse Valencia dopo che la città aveva resistito ad Annibale, racconta Eugenio Scalfari sull'Espresso. Chi mastica cultura da queste parti sa tanto anche dell'Eugenio Scalfari meno conosciuto ai più. Era una figura importante della Monteleone dei primi del Novecento. Lui era professore al liceo ginnasio di Vibo ed era un professore importante, era anche giornalista. Lui curava insieme ad altri l'Avvenire Vibonese, che era un giornale molto importante di quell'epoca. È stata una figura importantissima nell'ambito della vita culturale di Vibo e in particolare anche della massoneria vibonese, dove credo che abbia scritto anche un volume che si chiama proprio Storia della massoneria vibonese, anche questo abbastanza introvabile. Sangue, cuore, radici calabresi per uno dei più grandi giornalisti della storia di questo paese, sovente rivendicati con orgoglio, esempio per quanti, perché qui vivono, questa terra dovrebbero amarla di più. Da Vibo Valencia per la Cinews 24.